Innanzitutto, nonostante io sia un architetto, devo dire che mi trovo assolutamente d'accordo sulla questione delle competenze. Penso che siano la competenza sia debba essere il nostro modo di stare al mondo e di agire all'interno di questo. Una competenza che, come possiamo vedere dall'opera di Miozzi, non ha nulla a che vedere con la specializzazione, quale oggi invece viene molto, molto spesso proposta. Il sapere di Miozzi è un sapere trasversale, è un sapere che sa declinarsi e accogliere diverse istanze della società civile, dando a queste una risoluzione tecnica competente. Sono delle competenze guidate da una profonda conoscenza sia della città che del territorio, che viene però affiancata a una capacità di immaginare un futuro. E questo secondo me è molto importante, nel senso che io penso che la conoscenza e la competenza debbano sempre essere direzionate. Debbano essere direzionate da parte di noi tecnici, diciamo così, di noi depositari di un sapere tecnico, anche attraverso un confronto con la società civile, che è il nostro committente, sia esso poi privato o pubblico, ma c'è sempre qualcuno che deve esprimere un'istanza, che deve essere condivisa, che deve essere quindi, secondo me, come faceva Miozzi, poi declinata anche in atti tecnici e che per Miozzi evidentemente era un'immagine, un immaginario, una capacità di immaginazione di un futuro per un intero territorio. Questo l'ha spiegato, io penso, anche molto bene, illustrato molto bene il professor Zucconi, ma insomma traspariva da tutti gli interventi di Miozzi illustrati in questo pomeriggio hanno attraversato tutto il nostro territorio, quindi dalle montagne fino all'acqua. Vado ai libri di Miozzi, cioè a questa sua volontà di lasciare anche una testimonianza, diciamo così, più sistematizzata, più teorica e quindi scritta, al di là poi dei testi materiali. Quello che ha scritto in questi meravigliosi quattro volumi, soprattutto scritti con una prosa veramente piacevolissima e quasi poetica, è una storia materiale della nostra città. Una storia della città attraverso una puntualissima, precisa descrizione di quanto la Civitas nel corso dei secoli ha messo in opera per tenere un equilibrio tra la vita, le esigenze dell'uomo e l'ambiente. Questo penso sia assolutamente fondamentale, perché attraverso il suo scritto si capisce come questo sia un equilibrio che per forza di cose è continuamente variabile. Quindi non si tratta di mettere in opera degli strumenti, dei materiali per mantenere uno stato invariato, ma anzi per assecondare esigenze diverse appunto della società civile con i committenti e le interazioni inevitabili con l'ambiente. Questo quindi implica che nei suoi scritti la ricostruzione, nel senso della ricostruzione genealogica dei sistemi storici di intervenire con sistemi costruttivi diversi e la prefigurazione, quella che viene contenuta nei suoi libri, di ciò che potrebbe avvenire in futuro vanno assolutamente di pari passo. Quindi non si può definire un libro di storia della città, ma è un libro che tiene insieme conoscenza, storia, competenza tecnica e anche progetto per il futuro. Devo dire che io in questo modo di affrontare la professione ritrovo, diciamo così, dei termini che mi sono cari poi anche nel mio ruolo universitario, quindi nel mio ruolo di tramandare una competenza anche alle nuove generazioni. È un termine che usava Giuseppe Samonà, che è quello di concretezza sperimentale. Nel termine concretezza sta tutta la competenza di incidere su delle situazioni reali e nella sperimentalità, che sicuramente è uno dei tratti che oggi sono emersi di Miozzi, sta appunto questa capacità di vedere oltre, di vedere quattro corsie quando ne basta forse una e di vedere un territorio grande che deve collaborare invece di rinchiudersi.
cioè di rimanere rinchiuso in quella sua insularità. E ho visto anche, grazie soprattutto all'intervento dell'ingegner Baldin, un mondo operoso, è una città operosa, una città che agisce, che immagina, agisce, realizza e veramente con una velocità, con una capacità di intervenire immediatamente per dare risposta ad esigenze immediate e future, devo dire sorprendente, che forse dovrebbe appunto molto, molto insegnarci. L'ultima cosa, il titolo di ingegnere emerito del comune di Venezia, che viene, del quale viene insignito diciamo, nel 73 Gnozzi, aveva questa motivazione: novatore e contemporaneamente restauratore di vecchi sistemi. Ecco, in questi due termini, novatore e restauratore, penso che questi due termini dicano molto, diciamo così, di quello che viene di. Che gli deve essere riconosciuto e penso che questo debba anche farci riflettere come oggi, questo pomeriggio l'ingegner Pozzato richiamava i lavori che stiamo facendo sempre all'interno di questo Ateneo per quanto riguarda il premio Torta per il restauro e il grande dibattito che nella nostra commissione si è attivato su che cosa significhi il restauro oggi. Forse qualche decennio fa era più scontato, oggi il restauro deve comprendere delle attenzioni al territorio, a sistemi infrastrutturali, a sistemi ambientali, non può essere più ridotto soltanto a un restauro, diciamo così, dei singoli elementi architettonici o edilizi. Al di là del fatto che alcuni sistemi o tecniche o criteri, principi di restauro messi in opera da Gnozzi possono essere oggi discutibili da un punto di vista filologico, ma come lo possono essere quelli di Forlati, per intenderci, nel senso che ogni teoria del restauro ha una data, io penso che abbia anche questa capacità, cioè di metterci di fronte all'esigenza di ridiscutere questo concetto, forse rifondarlo, tenendo conto di una, diciamo così, di un contesto molto, molto più allargato, che non sia l'oggetto architettonico nel quale non credo. Lascio la parola. Interpello io, Roberto, Roberto Stigliassi. È stato, come dire, illustrato alla grande, no? È stata illustrata alla grande questa visione complessiva che è stata anche appena citata. E si è perduta o non è più possibile avere una visione così vasta nel ripensare una città? Io chiedo innanzitutto l'ingegnere Capo, che quindi si è dovuto misurare, no? Anche con un apparato burocratico, indubbiamente, assieme all'amministrazione. Allora, innanzitutto veramente mi dispiace che ci sia Massimo Cacciari e anche Gianni Massa, che certo non lo conoscete, ma è una sorta di giovane vicepresidente nazionale del nostro ordine, ma è un ingegnere filosofo, quindi questo incontro fra i due sarebbe stato sicuramente interessante. Detto questo, vengo un po' al tema che un po' mi è stato sottoposto, prendendo un po' alla lontana, nel senso che proprio perché non c'è Massa vorrei fare anche un po' una riflessione sul modo di fare la professione oggi a confronto di questi esempi che abbiamo del passato. Abbiamo visto Gnozzi come figura professionale, una figura estremamente poliedrica, ma poliedrica nel senso veramente vasto del tema, no? Al di là delle tipologie di opere, di lavori di cui si è occupato, che abbiamo visto dall'urbanistica alle infrastrutture, all'edilizia e nell'edilizia di tutto, perché se si scorre nel dettaglio anche gli interventi che ha fatto e che qui non sono stati neanche citati, riguardano veramente tutta la tipologia dell'edilizia, da quella residenziale a quella industriale, a quella per uffici, eccetera. Quindi, per non parlare delle infrastrutture, dove dalle strade, dai ponti, alle fognature, perché non si è parlato anche di questo, ai canali, alle opere marittime, insomma. Tutto condito da una capacità di
affrontare i problemi, come abbiamo visto, anche dal punto di vista innovativo e soprattutto scientifico, ecco. Quindi una figura veramente di carattere così poliedrico. Poi sottolineerò anche alcuni aspetti che guardando la documentazione mi sono venuti anche una forte capacità manageriale, dopo dirò perché in alcuni campi, quindi non solo questi aspetti di, come dire, della professione, ma anche una capacità di gestire uffici, strutture, no? E quindi aspetti da manager, come sapete è stato responsabile di igiene civile di Bolzano all'inizio, poi il compartimento delle strade sempre di Belluno, Bolzano e Trento e quindi l'ufficio dei comunali. Quindi anche degli aspetti di capacità manageriale, direzionale, non solo aspetti di, così, progettuali o strettamente professionali. Che riflessioni sull'evoluzione? Insomma, questi ingegneri non ci sono più, questi professionisti non ci sono più oggi, ma non ci sono più, non è così un discorso nostalgico del passato e così via, non ci sono più per una serie di motivi che sono quelli dell'evoluzione, del modo di fare la professione, l'evoluzione di tutto, pensate solo, se ne è accennato, no? All'uso degli elaboratori elettronici, non li chiamo mai computer, ma dico dei software applicativi per le modellazioni, per i calcoli, no? Come si faceva i calcoli oggi, come si fa? Le tecnologie dei materiali che mutano in continuazione, le tecniche costruttive, le abbiamo viste allora, no? Come erano e come sono oggi. Cioè, da questo punto di vista, in quei 100 anni il mondo delle costruzioni è radicalmente cambiato e non potevano non cambiare anche le figure professionali. Oggi le figure professionali degli ingegneri e degli architetti sono figure professionali che sono specializzate. Ognuno è specializzato in un campo. Oggi nella progettazione non si può non lavorare in team. Non esiste un piccolo della Mirandola o un Miozzi in grado di affrontare tutti gli aspetti del progettare, del fare, costruire. Oggi si lavora in team di professionisti specializzati in una parte, le strutture, la parte architettonica, l'impiantistica. Chi fa i progetti degli impianti non è chi fa il progetto edilizio, non è chi fa il progetto delle strutture. E quindi oggi c'è un modo di fare la professione radicalmente diverso dai tempi di Miozzi. E questo è un primo aspetto. Di differenza che vedo e di impossibilità e di grande difficoltà. Semmai oggi, se una professionalità che forse non è ancora del tutto ben definita e che sarebbe indispensabile è appunto quella di chi deve coordinare questi team, e cioè del fatto che ci debba essere un professionista che non sa tutto come sapeva Miozzi di tutto, ma che sicuramente ha una visione complessiva delle problematiche e sia in grado di fare in modo che questi team, questi professionisti specialistici siano coordinati fra di loro per dare un prodotto ovviamente coordinato. Questo circa il modo di fare la professione. L'altro problema che è venuto fuori anche dal dibattito e che forse si può anche calare sulla mia esperienza, come è stato un po' preparato, che è quello di capire ma come mai queste opere pubbliche, insomma, allora si facevano, si programmavano, si facevano tempi certi, un po' di tempo così per fare, ma tempi non solo certi, ma brevissimi, come abbiamo visto, a paragone con l'oggi. Beh, in realtà su questo non posso non sfogarmi su un tema, no? Perché, ripeto, io l'ho visto negativamente per la mia attività e quindi di fronte a queste realtà, a questo modo di agire, provo un'invidia profonda, ma profonda, insomma. Qual è l'aspetto? È la involuzione, ho letto sulla Treccani che involuzione vuol dire avvolgimento tortuoso e regressivo. Prendetevi questa definizione. La involuzione del quadro normativo di riferimento nel campo dei lavori pubblici. Cioè, ci siamo dati delle regole
per realizzare opere pubbliche che rappresentano un'involuzione a mio avviso pericolosa, ed è forse uno dei motivi principali per cui oggi in Italia, come si sa, le opere pubbliche si realizzano in tempi biblici, pieni di contenzioso, non riusciamo nemmeno a spendere oggi, nella congiuntura economica che stiamo vivendo, fondi già stanziati, perdiamo perfino contributi dei fondi dell'Unione Europea. Insomma, qualcuno dovrebbe cominciare un po' a ripensare, ma come mai? Siamo diventati tutti incapaci? Tutti... Sicuramente in questo campo il peso di questa involuzione della normativa è fortissimo, è fortissimo. Io, ripeto, l'ho vissuto nel mio fare, è inutile dire che c'è troppa burocrazia in Italia, no? Cosa che diciamo tutti della burocrazia. La burocrazia se la siamo inventata noi. E questa involuzione delle norme sui lavori pubblici non inventate voi. Io forse posso portarvi l'esperienza da questo punto di vista della prima parte della mia attività professionale comune, nella quale ho condiviso con l'ingegner Miozzi il riferimento alla legge sui lavori pubblici del 23 marzo 65, scusate, e del relativo regolamento, attenzione, guardate le date, legge del 20 marzo del 1865, regolamento il 25 maggio, due mesi, sempre nel 1895, suo regolamento attuativo. Io ho avuto la fortuna all'inizio della mia carriera di lavorare con questo riferimento normativo, che non è una questione di nostalgia. È una questione che quel riferimento normativo era consolidato, era chiaro, era una guida per tutti gli operatori. Il processo di costruzione dell'opera pubblica è un processo complicato, non c'è solo il progettista, ci sono una serie di attori che concorrono al processo di realizzazione di un'opera, che sono diversi, e se non hanno un riferimento normativo chiaro, comune in testa, sono guai, sono conflitti, sono problemi. Quindi io ho avuto la fortuna con Miozzi di condividere questa esperienza di lavorare con delle leggi chiare, no? Bene, direi dal 1994 in poi, dalla prima Merloni, qualcuno forse l'avrà sentita nominare, legge di riforma degli lavori pubblici, è stata una china, io devo dire, allucinante, no? Cioè, veramente, come dire, incomprensibile per certi versi, o meglio, poi vi darò una chiave di lettura, secondo me, del perché di tutto questo. Sicuramente una china incredibile, dove leggi e regolamenti e loro modifiche si sono susseguiti con una frequenza incredibile. Ho contato 109 provvedimenti legislativi negli ultimi anni che hanno modificato. Ovviamente, aperta parentesi, ogni modifica della comunicazione, chiusa parentesi, le modifiche non vanno mai a semplificare, neppure in qualcuna di queste norme che partono così, semplificazione, voi andate a leggere il testo ed è un'ulteriore complicazione. Quindi una giungla incredibile, nella quale ci stiamo ancora dibattendo. Prendete per esempio la legge sblocca cantieri, qualcuno l'ha sentita, no? No, la legge contro i cantieri è, secondo me, l'emblema chiarissimo del fatto che, siccome le norme sui lavori pubblici bloccano i cantieri, appunto, ci si chiedeva come mai, no? È opportuno, qui siamo nella congiuntura, dobbiamo spendere, allora la legge sblocca i cantieri, solo chiamarla così, no? È la certificazione che, che i cantieri non funzionano, che le norme, che occorre una legge per fare in modo di, attenzione, neanche il coraggio di modificare, di sospendere pezzi della legge attuale che bloccano l'attività dei cantieri. E quindi è proprio la dimostrazione in pratica, credo che qualche coraggioso politico lo abbia anche ammesso di recente, ho sentito dire come ci sia stato quindi il fallimento
della normativa sui lavori pubblici, in sostanza, ed è uno dei motivi più gravi per cui c'è questo problema che veniva, credo, da tutti, che tocchiamo con mano facendo i confronti, no? con il passato. Vi dicevo che io avrei una chiave di lettura di questa involuzione, diciamo, che ho detto, no? La chiave di lettura, chiaramente, cioè non vorrei essere frainteso, ho detto a cominciare dalla Meloni in poi, è che il focus della normativa sui lavori pubblici si è completamente spostato da un focus che dovrebbe dare un quadro di riferimento ordinato, controllabile, efficace di tutto il processo, no? Agli operatori dovrebbe definire le regole di gioco chiare, limpide, controllabili, no? Che aiutano a fare, appunto. Da questo focus, da questo obiettivo, da questo discorso che c'era nel pubblico, tutto è stato spostato. Il focus non è più quello. Dalla Meloni in poi il focus è, siccome nei lavori pubblici allinea la più becera corruzione che esiste in Italia, che io credo esista anche in altri campi, ma sicuramente lì esiste, e ne abbiamo avuto, credo, le tristi prove, no, ovviamente non è come dire, confutabile una cosa di questo genere, e da quel momento in poi tutta la normativa ha avuto come obiettivo tentare un ostacolo alla corruzione, fregandosene molto poco di introdurre norme per raggiungere l'obiettivo di fare presto e bene un'opera pubblica, ma preoccupandosi molto di introdurre dei meccanismi che consentissero nei vani ideatori di questa strategia, dico vani perché non credo che sia stato risolto tutto il problema, quella di introdurre dei meccanismi, no, sempre più complicati per combattere questa cosa. Se ci pensate, una volta l'organo istituzionale che provvedeva a fare le norme sui lavori pubblici era giusto appunto l'ex Ministero dei Lavori Pubblici, che oggi si chiama Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ed era logico, no? Tra l'altro, anche perché lì c'erano sì giuristi, ma anche ingegneri, cioè quelli che poi sul campo, architetti anche, quelli che poi sul campo fanno le cose, ed è giusto coinvolgere nel momento che tu introduci delle norme, no? Per capire quali sono effettivamente i problemi di quello che fai. La cosa, come sapete, è stata completamente spostata. Il Ministero dei Lavori Pubblici produce poco o nulla, è stato totalmente dimensionato, e l'autorità che governa e interpreta le applicazioni della legge si chiama così: Autorità Nazionale Anticorruzione, cioè che non combatte la corruzione, dovrebbe combatterla ovunque essa ci sia, ovviamente, ma che è quella preposta a fare le linee guida, cioè a dire come la legge deve essere applicata, con quale focus, quale obiettivo? Ovviamente combattere la corruzione, l'obiettivo di realizzare questo bene un'opera pubblica compare? Non compare nel nome e nella istituzione di questa autorità, eppure è stata preposta anche a verificare, dettare norme, individuare linee guida, cioè applicazione dei lavori pubblici. Ora, cioè, capito bene questo discorso, ovviamente tutti noi siamo contro la corruzione, no? Ma forse quello che si è perso era, in questa convulsa produzione legislativa, uno degli obiettivi principali, adesso si è accompagnata a questa lotta alla corruzione, ma senza perdere l'obiettivo principale, che è quello che ho detto prima. Scusatemi questo escurso, un po' così, però credo che questo sia uno dei motivi veri, dopo probabilmente ci sono tanti altri, c'è anche il fatto che una certa personalità si fosse anche persa, c'è dal fatto che delle strutture pubbliche come quelle di allora che ci permettano un ingegnere a capo come Miozzi, non credo se lo possono permettere oggi le strutture locali. Sono stato chiuso il campo, ma sono imparagonabili ovviamente dal punto di vista professionale con una figura come quella di Miozzi. Mi
venivano da mettere in evidenza, di mialzi ancora, due aspetti che non sono stati citati. Dicevo prima anche questa sua capacità manageriale, no? Ho letto un po' fra le carte, per esempio questo fatto per gli addetti ai lavori in cui ha trasformato l'ufficio tecnico che operava ancora nel vecchio modo, che era di operare in economia, che i tecnici sanno cosa significa, cioè assumere degli operai direttamente, comprarsi materiali e fargli realizzare le opere. Una volta la struttura che si è trovata lui prevalentemente così operava, quindi passare da questo sistema a un sistema viceversa di progettazione a parti, affidamento all'esterno e controllo delle opere, che è come si opera oggi, beh, lui l'ha introdotta nell'ufficio tecnico comunale appena arrivato, quindi anche questa sua visione anche nella capacità di gestire, no? Non solo quella di progettare, di fare grandi cose. La seconda cosa che volevo evidenziare di lui è che è una cosa dove mi sono molto ritrovato, devo dire, con battaglie che ho fatto anch'io all'interno del comune, quasi sempre perdenti, sono quelle della valorizzazione della manutenzione. Insomma, anche perché è bello parlare delle cose buone, no? È bello anche tagliare i nastri dei ponti nuovi, ricevere consenso e così via. Il problema, uno dei problemi più grossi che abbiamo cercato anch'io di far evidenziare di più, e forse adesso sta passando di più questa idea, no? Dove non è solo gratificante fare l'opera nuova, progettarla e così via, ma una delle cose più importanti è mantenere la città, cioè mantenerla, fare manutenzione. Quelle operazioni dello scavo dei lì, di cui abbiamo visto qualche flash, e che Miozzi con il suo grande ingegno, come sempre, ha reso con delle proposte anche interessanti, famosi garmagami sono stati detti, sono altro delle predisposizioni per i poterle chiudere con delle palancole e così via. E quindi questa sua attenzione a questo aspetto, che è quello di tipo manutentivo, no? Credo che su questo ci siamo molti ritrovati. In effetti è stato un po' ripreso questo discorso, l'intervento integrato lì che si è fatto negli anni passati, quando non c'erano i fondi della rete speciale, aveva questa filosofia. Quindi l'altra cosa che volevo mettere in luce è questa sua attenzione alla manutenzione della città, che deriva dall'amore che si è in realtà dimostrato, e quindi anche dall'amore coniugato con l'esperienza tecnica e con il fatto che tutti i tecnici sanno che la manutenzione è fondamentale, che nessuna opera è eterna, no? E che quindi ha bisogno di questa cura, di questa manutenzione. Che nessuna città anche. Che nessuna città. E quindi io direi che in questo senso si sia situato nella scia di ciò che diceva Maura Manzelli, un innovatore e conservatore in qualche modo, no? Di qualcosa che esisteva. Io chiederei a Guido Zucconi, anzi faccio molta poca fatica, gli giro la domanda che lui stesso si è fatto prima. Quindi, sarebbe interessante, no, se durante la tavola rotonda si parlasse dell'eredità ottocentesca, no? E quindi Miozzi da un lato è erede di questa visione, no, grandiosa ottocentesca, lavora in un periodo, l'ingegner Sibilia ha nominato due date, no? Che sono il 1865 e il 1994, e nel 65 peraltro Venezia manco era ancora italiana, ma lo diventerà l'anno successivo, e sono esattamente circa a metà, negli anni 30, si situa, no, l'attività di Miozzi, che interviene in un periodo indiscutibilmente, no, unico finora della nostra storia. Abbiamo parlato, no, di grande immaginazione nel realismo, no? nel parlare di Miozzi, che in quel momento storico si traduce con razionalismo in qualche modo. E quindi volevo chiedere a Guido Zucconi di delineare la figura rispetto all'eredità ottocentesca, così come lui stesso suggeriva, e poi credo di fare anche un piccolo esercizio rispetto anche a quanto è stato detto poi dall'ingegner Sibilia, per capire che cosa potrebbe oggi essere Miozzi come figura. Partiamo dalla prima.
Io sceglierei delle altre date ancora, andrei prima, sceglierei una data che viene poco nominata, novembre del 1807, quando Napoleone Bonaparte compie la prima visita a Venezia e comincia subito a lamentarsi, perché manca questo, perché manca quell'altro, non c'è un ospedale vero, perché attraversare la città è impossibile. E se volete, davanti all'architetto Selva, che era l'architetto della municipalità, comincia questo processo che possiamo chiamare di omologazione di Venezia, scusate, è una brutta parola, ma da questo momento in poi si cerca di fare diventare Venezia una città come l'altra, nonostante le sue differenze, nonostante che ha dei canali, nonostante che sia una città collocata in mezzo all'acqua, ma da lì parte questo progetto che prosegue con l'interramento dei canali, con la costruzione di ponti. Vi ricordo che fino all'età napoleonica Venezia è una città fatta di tanti anni, comincia questo progetto che trova nella perdita dell'insularità con l'inaugurazione della ferrovia del ponte ferroviario nel 1846 un altro capitolo fondamentale. Ecco, Miozzi, oltre a essere l'architetto della grande Venezia, e su questo credo che siamo tutti d'accordo, se volete, è collocato lungo questa scia. È convinto, sa che Venezia, pur nel rispetto delle sue particolarità, delle sue specificità, poi deve sempre più collocarsi in una dimensione di città ordinaria, tra virgolette, con caratteristiche di mobilità, con caratteristiche che la equiparino alle altre città e quindi la rendano competitiva, possa essere un luogo di investimenti, un luogo di attività paragonabile a quello di altre città. In questo senso Miozzi è un architetto ottocentesco, un ingegnere ottocentesco che prosegue una tradizione di ottimi tecnici e di tecnici particolarmente attenti. Devo dire che secondo me nella tradizione veneziana c'è sempre stata una forte dose di realismo, no? Io prima ho parlato di progetti un po' folli che ho trovato in molte altre occasioni. Venezia, a parte la scommessa, no? Che la laguna, il carattere acqua e buone, sono abbastanza rari i progetti completamente folli, no? Che invece trovato spesso a Milano, abbiamo trovato a Napoli, una città che ha tutta una fioritura di progetti folli, funicolari, collegamenti aerei, veramente una serie infinita come poche altre città dovute a questa discontinuità territoriale legata ai livelli. Quindi da questo punto di vista Miozzi si colloca in una tradizione sia diciamo amministrativa, gestionale, sia anche in una tradizione diciamo di progetti che vanno in quella. La seconda domanda, per me è più difficile collegarmi a quello che ha detto l'amico Roberto Scibile, però vorrei ricordare un convegno che abbiamo fatto circa 3 anni fa, mi pare, sempre con il Collegio e l'Ordine degli Ingegneri, su un altro ingegnere quasi coevo, quasi contemporaneo di Miozzi, che era Ferdinando Forlati. Ferdinando Forlati è stato un grande sovrintendente, più o meno negli stessi anni in cui Miozzi operava, e anche lui ha goduto di una situazione di eccezionalità, è una persona fuori dal comune, sicuramente operava in un quadro. Quando ci siamo posti il problema delle imprese, ecco, qui oggi abbiamo parlato poco, non si può parlare di tutto, ma insomma con che tipo di impresa operava, se aveva imprese di fiducia, quando ci siamo posti questa domanda a proposito di Forlati, è venuto fuori che lui operava con 6, 7, 8 operai fissi, che aveva un fondo di dotazione, li pagava direttamente, e io credo che se adesso uno facesse così andrebbe in prigione. E questo spiega anche la rapidità, l'efficacia dei lavori che Forlati compiva. Ora, Miozzi non operava in questo senso, insomma, ci sono delle procedure, dei modi di agire che oggi sarebbero impossibili per un sistema anche legittimo di controlli. E di... C'è un altro aspetto che è stato citato poco, che è quello, diciamo, l'intervento delle comunità, no? L'avere il, non dico il consenso, ma la non opposizione delle comunità locali. No? Molte opere si fermano, procedono lentamente per le cosiddette opere compensative, che sono tentativi di acquietare una potenziale opposizione. Insomma, se per realizzare il passante di Mestre ci sono molti più anni che per realizzare la passata del Sole, non credo che questo sia dovuto solo all'impazzimento del sistema paese, è anche dovuto al fatto che appunto bisogna fare i conti con le comunità locali.
comunità locali, che sono spesso riottose, che vedono a volte opere pubbliche di grande dimensione, opere che le attraversano sono viste non con favore, e quindi per tacitare l'opposizione si prende una strada che è lunga e costosa. Pensate al progetto di Piazza Verona, è stato detto da qualcuno, non mi ricordo, forse l'ingegner Bardino, quando hanno raso al suolo una serie di abitazioni, beh, oggi questo fatto sarebbe impensabile, ci sarebbe una levata di spunti, ci sarebbe un confronto, per usare una parola gentile, con gli interessati, che porterebbe, se non a un blocco, sicuramente a un rallentamento del blocco. Quindi bisogna un po' assestare le questioni, anche credere, adesso non voglio rubare il mestiere ai giuristi, no? Sicuramente quello che siete tutti ingegneri, sono anche dei raffinati giuristi tra di voi, ma io vedo che in Italia, io ho vissuto un po' negli Stati Uniti, in Italia si tende sempre a porre l'accento sulla legge, no? Si pensa che i problemi si risolvano con la legge perfetta, no? Da cui questo continuo aggiustare, rimettere mano. E nei paesi anglosassoni si conta forse più sul controllo. Controlli forse valgono più della bontà di una legge, mentre da noi non abbiamo la tradizione di controlli, no? Spesso pensiamo ai cantieri, alle opere pubbliche, vanno avanti, sappiamo, con imprese subappaltatrici che non dovrebbero esserci, con tutta una serie di problemi gravissimi, no? O pensate a un problema vicino, quello degli incidenti sul lavoro, purtroppo un problema che affligge l'edilizia, no? Ogni volta che succede un dramma si chiede un inasprimento della legge, no? Le leggi ci sono leggi severe, quello che manca sono i controlli molto spesso. Vabbè, questo non è un campo che non mi compete, sconfino rispetto a quelle che sono le mie competenze. Grazie. Sto ancora una volta l'orologio perché le sette ci vanno fuori, abbiamo forse tempo per posso dissentire? Certo, guarda che questo è un altro orologio. No, mi sono prima dimenticato di citare un episodio, no? Quando parlavo di quella noiosa prologio che ho fatto sulla normativa, mi sono dimenticato di citare una cosa. Nel senso che l'hanno tentato in questo convulso sistema normativo di avvicinarsi alla soft law inglese, no? Tant'è vero che con una delle ultime riforme della normativa in realtà si è detto sì, noi facciamo la legge, però per applicarla dobbiamo fare, se non vado errato, 78 decreti attuativi, legge del 2016, 78 decreti attuativi, che significa che uno che deve operare può operare sì in applicazione di quella legge, però mancano gli strumenti attuativi, quindi una parte sì, una parte no. Di questi 78, oggi siamo nel 2019, sono stati fatti dei 78, 42, cioè meno della metà, no? Per cui mettetevi nei panni di un operatore che deve applicare una legge che per essere applicata deve avere degli strumenti attuativi e non ci sono. Un tentativo è stato fatto, nel senso che quando è stato quella norma si è detto appunto, ma perché dobbiamo regolamentare tutto? Buttiamo a mare il regolamento rivisto, quello famoso del 1865, e facciamo in modo che facciamo tutti in progress tutti questi provvedimenti di indicazione, diamo all'autorità di vigilanza anticorruzione il compito di fare le linee guida, primi, è uno strumento per le linee guida, è una descrizione, no? Cioè, perché? Perché così l'autorità non deve fare tutta la procedura per approvare la legge, approvare il regolamento, che è molto complessa, basta che passa le linee guida e di volta in volta aggiorna, giusta, no? Cioè demoliamo legge, il meccanismo legge e regolamento, no? E sostituiamo con una legge che dà un po' all'inglese, una legge che dà le indicazioni, l'inglese poi è la prassi operativa che fa normativa oltre al problema dei controlli, e affidiamo all'autorità di vigilanza questo compito di fare in modo molto snello e successivo anche rapido delle linee guida che ha fallimento totale, come è noto. Uno, perché
non si è stati dietro a questi principi. Tant'è vero che l'ultima legge, Lucis in fundo, ha detto no, abbiamo sbagliato tutto. Stiamo parlando del 2018, quindi di cose recenti sto parlando. Abbiamo sbagliato tutto, rifacciamo il regolamento. Tant'è vero che ha appena venuto fuori una bozza che adesso proseguirà col suo, un testo unico col suo. Quindi noi non abbiamo la filosofia delle leggi inglesi che si fanno molto più con controlli e prassi e molto meno con regolamenti e con norme precise lì, perché le norme hanno un grosso problema, sono astratte, non si calano mai in quando ho detto mio padre, che è deputato, si dice le leggi fasciste erano delle leggi scritte bene, quelle del dopoguerra spesso, anzi più sono avanti più sono scritte male. Mio padre ha fatto una legislatura, mi ha detto guarda che apposta scrivono male. Quando in commissione, la vera vita del Parlamento è la commissione, quando in commissione non si raggiunge l'accordo, e capita spesso, cosa si fa? Si sceglie una formula ambigua. E quindi ragazzi, abbiamo spesso delle leggi che sono impossibili, dei passaggi, delle norme, no? Ci sono, adesso non vorrei fare l'apologia del fascismo, già parlando di oggi, rischiamo, siamo sul confine, però guardate, se parliamo dei beni culturali che ancora le due leggi del 1939 che sono state variamente leggi, se parliamo del codice penale e il codice romano, ma perché? Non perché fossero meglio, perché io non solo mi scrivevano, non doveva rendere conto nessuno, non doveva mediare, non doveva fare. Questi sono i prezzi della democrazia, però, che dobbiamo tenere ci stretta. Non solo prezzi obbligatori neanche per la democrazia, si potrebbero evitare. Va bene, io vi ringrazio l'Ateneo Veneto, l'Ordine, il Collegio degli Ingegneri e ultimi, ma non ultimi, tutti voi che siete rimasti qui con noi fino ad ora. Io mi dichiaro soddisfatto, spero che tutti voi possiate dire lo stesso, per questo pomeriggio intero dedicato alla figura di Eugenio Miozzi, dal quale ci ho incontrato sicuramente delle conoscenze, io parlo per me, ma spero di poter dire anche per voi che torniamo a casa tutti un po' arricchiti questa sera, ma anche con degli stimoli per pensare, insomma, in qualche modo per dare nuova linfa all'attività di Miozzi rapportata alla Venezia di oggi e per capire che cosa vogliamo fare di questa verità. Vi ringrazio e ci vediamo alla prossima.